4 punti per la prima in classifica, United Pomezia, che torna al comando, lo rafforza dopo il bel successo ottenuto in settimana nel recupero contro il Lele Nettuno. Al comando della classifica la formazione di Caporaletti ospita quest'oggi al Pala Enea il Real Fondi, in piena lotta per cercare la salvezza con molta tranquillità, con capitan De Simone alla battuta del calcio d'angolo, e poi c'è il gol di Carioti che sblocca subito il match. A questo punto si passa subito sull'1-0, riesce però a venire fuori all'ultima della marcatura avversaria. Curi lo scambio, poi la possibilità per Anton Giovanni che tocca verso Curi, a cui è data l'incarico di ripartire con l'azione. Pulvirenti, lo scambio con De Simoni, prova anche a calciare, poi sul tapin fallito da Carioti. De Simoni recupera un importante pallone, se ne va da solo contro De Simoni e poi arriva il tocco e lo scambio con Pulvire e c'è il gol che vale il raddoppio. Lo suola all'indietro, interviene Cimini, subito che apre per Carioti, la possibilità per Cimini, si gira poi anche a calciare e c'è il gol da parte di Cimini ed è il 3-0 per quanto riguarda lo United. Metri in avanti senza correre, passeggiando praticamente, poi si gira Frasca, compie poi la prodezza Napolitano, ma De Santis questa volta la mette in rete ed è gol. L'unico, gli altri due sono con il destro, la finta di Curi, poi il tiro da parte di Peppe alzato da Guercio. Peppe colpito alla schiena, poi lancio lungo da parte del portiere di casa e il palo da parte di Cimini, non riesce a ribattere in rete. Pallone recuperato dallo United Pomezia, Peppe con il mancino, viene avanti, poi apre per Culi in mezzo, moncata con maestria, aveva trovato un'imbucata, poi invece il tocco ultimo di Peppe, gli si fa incontro De Santis, ancora Peppe con il pallone tra i piedi, se ne va verso Curcio, fa tutto da solo con Maressa, lo scambio, poi Curcio però mette fuori Ruzzi, moncata, recupera un pallone, poi fa partire un diagonale, si distende Napolitano, poi ripiega molto all'indietro, se ne va a chiedere ausilio di Pulvirenti, recupera subito Curci, Curcio da Aculi e adesso Curi la mette in rete. Giardina, De Simoni, Moncada, poi lo scambio rapido, veloce, il velo di Moncada, Pulvirenti poi si accentra e prova a farlo, però Giardina gli cede il pallone, sale Moncada, c'è anche Pulvirenti, la possibilità per dare il pallone in mezzo e con la mano smanaccia Guercio, rimette in movimento lo United con Pulvirenti che dà a De Simoni, poi crea la possibilità per calciare Pulvirenti, ancora Napolitano colui che salva tutto, altrimenti avrebbe capitolato. Moncada nell'angolino e questa volta però Napolitano non può farci niente, ancora calcio d'angolo, Curcio scambia con Anton Giovanni, Culi di poco sopra la traversa, De Santis, Cimini, Moncada, si accentra, carica il sinistro, la ribattuta di Napolitano che poi in due tempi fa suo il pallone, non passa dove c'è De Simoni che gli soffia il pallone, poi rientra, poi se ne va verso l'esterno, poi rimette in mezzo, De Santis con il piattone, Giovanni lesto, la dà all'indietro a Napolitano con i piedi, calibra verso Maresca che con la testa, sedicesimo della ripresa, Moncada contro Napolitano, parte Moncada, il tiro e la parata da parte di Napolitano, c'è il fischio, la rincorsa di Moncada, questa volta cambia l'angolo e la mette in fondo alla rete, il gol di Moncada. Anton Giovanni adesso prova con tutte le sue forze, Carioti, De Santis e il palo gli dice di no, Moncada contro Napolitano, parte Moncada e spedisce fuori direttamente Moncada,
Lancio di Moncada, va a recuperare Ruzzi, poi calcia Napolitano, però non ha difficoltà. Ruzzi contro Luca Napolitano, c'è il fischio, la rincorsa di Ruzzi e prova a piazzarla, e poi ancora Napolitano, però Culi Brunild per il Real Fondi, c'è il fischio, la rincorsa e il tiro direttamente fuori. Questo è il secondo per il Real Fondi. Parte Curcio e anche Bragaloni fa il suo a calciare Curcio, ma Gaudiello dice che per oggi può bastare. Finisce il confronto, United Pomezia batte Real Fondi per 5-1.